Non era rimasto in vita nessuno in grado di poter dare la notizia del fatto. E così le prime frammentarie informazioni arrivarono solo la mattina tardi, da Tagliacozzo. Il telegrafo era andato distrutto e la linea ferroviaria era interrotta. E fu proprio questo, la mancanza di comunicazione telegrafica ed il mancato arrivo a Tivoli di quel treno che solitamente partiva da Avezzano, a far intuire che probabilmente l'epicentro era qui. Solo nel tardo pomeriggio si capì la gravità del fatto e solo alle 23:30 partirono i primi soccorsi. Un convoglio ferroviario con 600 soldati, un ospedale da campo e i beni di prima necessità. La macchina dei soccorsi divenne regolare solamente nei giorni a seguire, anche se un treno particolare, già il giorno dopo, portò Re Vittorio Emanuele III ad Avezzano. Egli volle visitare personalmente la tragedia, le macerie, e dare il proprio conforto ai sopravvissuti.